tutti, Jojos, bentornati sul canale. Tra parentesi, cara cognata mi ha regalato questi orecchini bellissimi. Ti ringrazio tantissimo, grazie Vale, per Natale, quindi sono felice. Dicevo, sono agghindata tutta come nel video book haul del mese di dicembre che avrete visto, vedrete sul canale, ma ne approfitto di questi neanche giorni liberi, ore o minuti liberi per registrare più video possibili. Oggi, come avrete letto dal titolo, vi porto i miei The Best of 2018. Quindi i libri più belli del 2018. Non sono riuscita a stilare una top 10 e mi è dispiaciuto di questo, ma ho deciso che uno dei miei buoni propositi del 2019 sarà quello di essere un po' più rigida nei giudizi, nel senso che a molti libri a cui ho dato 5 stelline perché magari li valutavo di getto, appena finiti di leggere, super emozionata, eccetera, quando sono andata a rivedermi il mio reading journal per fare questo video, mi sono resa conto che non mi hanno lasciato poi così tanto. E quindi ho ridotto all'osso, alla fine ho tirato fuori i miei top 7 del 2018. Non ci sarà un video flop perché non ho tutti questi gran titoli da bocciare, e se ce li ho, comunque non me li ricordo. Nel 2018 la mia mente ha ragionato, in generale la mia mente ha ragionato così: se non mi sei piaciuto non occupo spazio nella mia memoria per ricordarmi di cosa parlavi, preferisco far spazio a qualcosa che mi potrà piacere. Sì, parlo con la mia mente. Ve li mostro subito, vi anticipo già che non saranno in ordine di preferenza, o meglio, ci sarà una top 3, quindi i 3 libri che mi sono piaciuti di più in assoluto in questo 2018, tutti a pari merito. Dalla 4 alla 7 come posizioni invece sono tutti più o meno sulla stessa barca. Io non riesco a fare le classifiche, perché se già questi sono i miei preferiti, non riesco a fare i preferiti dei preferiti. Vabbè, mi avete capito. Giù nell'info box troverete tutti i titoli dei libri di cui vi parlerò oggi, e se volete recuperarli tramite il mio codice Amazon mi fate un favore, insomma trovate giù tutto il link, e anche se volete seguirmi nei social extra YouTube. Quindi il primo libro di cui vi parlo è L'inventore di sogni di Ian McEwan. Questo è stato un libricino molto piccolo che però mi ha permesso di avvicinarmi a questo autore e che mi è piaciuto tantissimo. Seguiamo le avventure di Peter, questo bambino di 7 anni mi sembra, con una fervida immaginazione. Mi è piaciuto tantissimo perché mi sono rivista tantissimo in lui, non a livelli suoi, per carità, però mi sono rivista tantissimo. Io fin da quando ero piccola, e anche adesso, sì, che ho 32 anni, viaggio molto di fantasia, uso tantissimo la mia immaginazione ed è una cosa che ho sempre amato sviluppare, non mi sono mai cercata di porre paletti nella mia vita, nonostante abbiano cercato di mettermeli più volte, ma l'immaginazione è tutto, e io mi rivedevo tantissimo in Peter nel fatto che lui si immaginasse degli scenari tanto da sembrargli quasi di viverli. Non ero così smemorata, diciamo, come lui, cioè non mi portavano a mancare in qualcosa nella vita reale, però spesso mi chiudevo nei miei pensieri o comunque immaginavo cose. Peraltro io con questo, come vi dicevo, con quest'opera ho conosciuto Ian McEwan e mi sono innamorata del suo stile di scrittura. Ho letto altri titoli suoi perché ho letto Cortesie per gli ospiti e il mio romanzo Viola profumato, ma comunque nessuno dei due ha per me raggiunto i livelli dell'inventore di sogni. So che a molti non è piaciuto perché l'hanno trovato un libro per bambini, può essere, a me invece ha fatto molto piacere, nonostante McEwan scriva degli argomenti più disparati, io ho scoperto che se anche lui scrive di argomenti che non sono nelle mie corde, come può essere in Cortesia per gli ospiti, lui comunque continuerò ad apprezzarlo perché è un autore che amo, vi ripeto, per lo stile di scrittura, per il metodo che ha di narrare gli eventi. Quindi bellissima scoperta dell'autore e bellissimo libro. Gli altri due libri che vi porto, ovviamente a pari merito, sono i due titoli, il titolo con cui ho conosciuto questa autrice e il titolo che ho letto subito dopo. Sto parlando ovviamente di Shirley Jackson con Abbiamo sempre vissuto nel castello e L'incubo di Hill House. La prima opera che ho letto di sua è stata questa, e per quanto mi abbia lasciato un po' interdetta, perché sono arrivata alla fine e ho detto sì, ma e quindi?
è proprio quel dubbio che lei ti insinua nella mente, nelle ultime, ma neanche ultime pagine, nelle ultime righe di un romanzo, e ti lascia appeso lì e dici ma come? È già finito, non puoi finirlo così, dammi una risposta. Però è proprio quello. In lei ho rivisto molto di Ermi Kiman, cioè il saper viaggiare con la fantasia e l'immaginazione. Ho letto L'incubo di Laus, altro suo libro famosissimo, perché tutti ne parlavano. Io, per quanto sia abbastanza una caca sotto, mi è piaciuto tantissimo. Adoro leggere di queste storie se sono ambientate in epoche appunto passate, come può essere in questo caso. E anche qua, cavolo, la cosa che mi ha fatto stupire dell'autrice è di come lei, durante tutto il romanzo, con quello che descrive, con la storia che narra, eccetera, ti insinua nella mente un tarlo, un pensiero e una convinzione che poi viene completamente stravolta, come vi dicevo in questo, neanche alle ultime pagine, che tu dici, vabbè, arrivi tipo che ti mancano tre facciate, dici, vabbè, ormai abbiamo capito come finisce, saranno i soliti saluti, tra virgolette, di commiato, le ultime righe per concludere il libro. No, invece no, i suoi libri vanno letti dalla prima lettera all'ultimo punto, perché lei, in questo è successa la stessa cosa di questo, almeno però questo finisce, anzi non lo so se finisce, arriva alle ultime righe a stravolgere tutto, e tu dici, ma porca miseria, mi hai raccontato per 300-400 pagine questa cosa qua, cacchio, non puoi rivoltarmi tutto alle ultime righe. È una cosa impressionante, e in più la cosa che a me piace di suo è che se all'inizio mi ha dato un po' fastidio il fatto che non ci fosse effettivamente un finale di libro, quando ho letto questo ho scoperto che era proprio questo che mi piaceva di suo, il fatto che il libro finisce in una maniera che tu dici, ma quindi è così? O è così? No, ok, è così. Poi però ci pensi e dici, eh no, cacchio, può essere anche così. Comunque di entrambi ve ne ho parlato sul canale, di questo fra l'altro c'è proprio anche un video dedicato, perché l'ho letto insieme ad Ale, la pin-up dei libri. Sono grata a questi due libri perché mi hanno fatto appassionare tantissimo alla Jackson, voglio recuperare altro di suo. Ho recuperato Lizzy in ebook, che leggerò insomma prossimamente, e di suo nel frattempo ho letto anche La Lotteria, una raccolta di racconti in pieno stile Jackson, e un po' inquietante però molto piacevole. Proprio il racconto La Lotteria è quella che mi ha causato più complessi psicologici possibili. Ti lascio un po' interdetta la Jackson. Il prossimo titolo invece è una graphic novel, anzi un fumetto, ne ho letti nel 2018, non tanti come speravo, però ne ho comunque letti, questo però tra tutti è quello che in più mi è piaciuto in assoluto, e sto parlando di Indomite 1 di Penelope Bageux. Io adoro questa autrice, la conoscevo per dei suoi fumetti molto più leggeri e ironici, che sono quelli di Josephine, che adesso non ho qui perché ho prestato un'amica, ma che come sapete ho amato perché è forte. Quando ho saputo che lei avrebbe scritto questo, avevo già deciso di prenderlo. Una volta scoperto di cosa parlava, eccetera, ho detto, ok, deve essere mio. Fra l'altro, Bao Publishing, ti prego, pubblica il secondo, perché so che c'è un volume 2. L'ho visto a Berlino quando sono andata, che c'era già fuori. Perché in Italia no? Perché in Italia no? Cribbio, io voglio Indomite 2. Va bene. Quindi, a parte l'autrice che, vabbè, insomma, i tratti, eccetera, il disegno, Indomite parla di tutte quelle donne che hanno portato una svolta, diciamo, nella storia femminile, che però non vengono spesso considerate, nel senso, di solito quando si leggono fumetti o libri su femminismo, eccetera, si parla sempre di Frida Kahlo, Jane Austen, delle Bronte, insomma di tutte quelle donne già famose, ecco. Questo è bello perché parla di come molte cose, che molti traguardi che noi donne abbiamo negli anni siamo riuscite ad ottenere, dobbiamo a queste donne che magari sono passate più in sordina rispetto ad altri nomoni grandi, ma che comunque hanno dato il loro contributo alla storia. Mi sono piaciute tantissimo le storie, poi alla fine di ogni storia c'erano delle illustrazioni a tutta pagina stupende e davvero bellissimo. La Bao, sapete che è una casa editrice che io amo per i fumetti e le graphic novel, però Indomite è stato proprio bellissimo.
Arriviamo ora alla mia top 3, quindi i tre libri più belli del 2018. Anche qui non sono, non riesco a preferirne, o meglio, vi posso dire il mio preferito dell'anno, qual è stato, e però gli altri due ve li devo dire, sono a pari merito. Parto con Re Nero di Massimo Made. Massimo Made è un autore che io ho conosciuto grazie a Jack, che ci ha praticamente presentati, e Jack mi aveva osannato tantissimo questo suo volume, che fra l'altro ha un'edizione dentro molto bella, e se vedete il segnalibro, perché sto cercando di cominciare moroso a leggerlo, Massimo e le sue solite dediche che apprezzo tantissimo, lui me l'ha omaggiato, e quando l'ho letto ho capito perché Jack l'aveva amato così tanto. È un prequel di Dracula, quindi ovviamente vi deve piacere il tema. La cosa che ho amato tantissimo di Massimo è stata proprio la capacità di rendere il suo romanzo verosimile al massimo. Di solito quando si parla di Dracula, si parla di vampiri, uno pensa alla solita storiella fantasy, non dico per bambini, però i soliti cliché, è lui che addenta al collo di quella, canini di qua, pipistrelli di là, ecco. Di solito si pensa a questi, si pensano, diciamo, a libri un po' futili, sciocchini, passatemi un po' i termini, ecco. Quando leggete Re Nero di Massimo Made vi trovate davanti a un libro che ti fa dubitare del fatto che effettivamente esistano o meno queste cose, questi avvenimenti. Complice il fatto che lui ha una prosa fantastica, complice il fatto che abbia narrato la storia anche inserendo tipo pezzi di diario dei nostri protagonisti, che quindi oltre ad avvicinarti a loro, farteli conoscere, apprezzare meglio, ti fa proprio percepire come se veramente i fatti fossero realmente esistiti. Complice il fatto che, vabbè, io amo questo argomento, e complice anche il fatto che Massimo è una persona che studia tantissimo, quando trova un argomento che gli piace adora approfondirlo al massimo, e lo percepisci da qua, lo percepisci dal fatto che le città che descrive non sono campate lì per aria, lo percepisci... Scusate, mi stava vibrando il contapassi, vabbè. Lo capisci dai termini che utilizza, lo capisci dagli eventi di cronaca che narra, che sono magari successi nella vita reale, che quindi per questo vi dico ti fa sembrare il tutto molto verosimile. Mi sono innamorata di questo volume e da quando ho finito di leggerlo ho detto questo finirà sicuramente tra i miei libri preferiti del 2018, e sono contenta che sia rientrato nella mia top 3. Adesso sto leggendo un suo nuovo romanzo che è uscito qui a dicembre, che è L'Errante. Mentre questo lo consiglierei a chiunque, L'Errante è un libro un po' particolare, aspetto di arrivare alla fine per parlarvene meglio, però Massimo è sempre Massimo. Fra l'altro, ve lo sto dicendo un po' in tutti gli ultimi video, con la scusa che abbiamo avuto modo di trovarci io, lui e Jack, è anche una persona squisita che appunto, oltre che ad essere diventato un autore molto apprezzato da me, è diventato anche un amico, quindi doppiamente felice. Altro libro della mia top 3 è stato proprio un libro che ho letto a febbraio, quindi comunque a inizio anno, ed è Trilogia della città di K di Agatha Christophe. Ve l'ho osannato ovunque questo libro quest'anno, quindi come non metterlo anche tra i miei the best of. Anche qui un libro che sì, è una trilogia, ma ve la fumate in pochissimo tempo. Agatha Christophe ha la capacità di scrivere e di tenerti incollato alle pagine. Io mi ricordo che questo libro ho faticato a non finirlo in 2 giorni, perché mi prendeva tantissimo, era super incalzante come trama, ma questo è il classico libro dove anche se non succede niente è bello comunque. Lei riusciva a rendere piacevole anche i momenti, diciamo, morti. In Trilogia della città di K seguiamo le avventure che succedono a questi due fratelli, questi due gemelli, che in tempo di guerra, seconda guerra mondiale, vengono spediti dalla mamma a vivere in campagna con la nonna. E qui direte, vabbè, è un po' un cliché, no? Seconda guerra mondiale, esodo di massa verso le campagne per scampare ai bombardamenti, sì. La cosa che ti lascia un po' così è che tu nel primo libro segui le vicende di questi due ragazzini, vicende alquanto crude, però
ho apprezzato anche questo, cioè quando sei nel pieno di una guerra non esistono rimedi ed espedienti per indorare la pillola, la realtà è cruda ed è quella che devono vivere chiunque, adulti e bambini, quindi molto crudo, molto diretto e molto toccante, ma qui in questo troviamo un po', c'è un po' di Jackson in ognuno di noi, no? Ecco, quindi c'è un po' di Jackson anche nella Christophe, perché arrivi alla fine del primo libro e dici, ok, è finito così, c'è questa cosa, bla bla bla, boom, colpo di scena, boom. Inizi il secondo libro e viene stravolto tutto completamente e dici, ma se mi hai appena fatto un libro di 200 pagine su questa cosa, perché me la stai stravolgendo? E dici, vabbè, te lo fumi anche quello, perché di sì, arrivi alla fine del secondo libro e dici, ma quindi il finale del primo libro è quello che si collega con questo oppure no, è così. Inizi il terzo libro, patam, mega colpo di scena, voglia diversa ancora. E praticamente era come analizzare la storia narrata da tre punti di vista diversi, o meglio, vedere tre realtà diverse fra loro che però avvengono allo stesso tempo e con un sacco di elementi in comune. E quindi dici, ma è tutto possibile? E quindi, però, quindi sì, praticamente il 2018 è stato l'anno delle letture, ma e quindi? Però forse è proprio questo che mi è piaciuto, il fatto che siano libri che non si limitano a narrarti una cosa, nel senso io leggo quello che tu mi dici, ma mi piacciono tantissimi i libri che ti portano a ragionare su quello che leggi, quindi tu leggi quello che l'autore vuole dirti, ma devi essere anche disposto ad accettare che l'autore decida di cambiarti le carte in tavola. E quindi il fatto che tu rimani lì a rimuginare su quello che hai letto e magari a confrontarti con persone che l'hanno letto e dico, ma secondo te come cavolo è finito questo libro? Ma secondo te quello ha fatto quello, quell'altro ha fatto quell'altro, eccetera eccetera. È una cosa che adoro perché crea dibattito, ti crea confusione sana in testa, ti permette di ragionare sulle cose, sono cose che io ho sempre amato nella vita reale, anche di tutti i giorni, figuriamoci nei libri. È un aspetto che ho apprezzato tantissimo. Trilogia della Città di K lo consiglio a tutti, perché a tutti potrebbe piacere, tutti potrebbero trovarci almeno un aspetto positivo. Ed infine il The Best of the Best of the Best del 2018, anche questo ve l'ho osannato in tutti i laghi, in tutti i luoghi quest'anno, è stato il mio libro preferito del 2018 e credo tra i miei libri preferiti di sempre, purtroppo non ce l'ho qui perché mi era stato prestato all'epoca, ma voglio assolutamente recuperare una copia tutta mia, sto parlando di Max di Sara Coenscali. Max è un libro toccante, crudo, difficile, ma bellissimo. Nella sua crudezza e nelle sue cose brutte che vengono narrate, per me è un libro spettacolare. In Max seguiamo le avventure di Max, appunto, che è un bimbo non ancora nato, perché inizia il libro da quando lui è feto, quindi ancora nella pancia della mamma. E la particolarità di Max è che è uno dei Lebensborn, se si dice così, scusatemi, non so il tedesco, ossia quei bambini che erano stati creati e voluti da Hitler per essere la razza perfetta, quindi nascevano non da relazioni d'amore tra madre e padre, ma tra... Ciao Peppone! Ma nascevano tra relazioni calcolate quasi in provetta, quindi venivano prese donne perfettamente bianche caucasiche, quindi bionde, occhi azzurri, di una certa altezza, anche dotate di una certa intelligenza, e uomini uguali, quindi di rango elevato, biondi, occhi azzurri, tutti ovviamente ben disposti fisicamente, senza malattie, intelligenti, eccetera, per creare questi bambini, per procreare questi bambini, i quali poi venivano ovviamente sottratti alle madri e venivano educati in scuole apposite per creare quella che poi sarebbe diventata la gioventù hitleriana per eccellenza, quindi
il soldato perfetto, la razza purissima che Hitler tanto ricercava. La Seconda Guerra Mondiale è un tema crudo visto da qualsiasi punto di vista, visto dalla parte di chi ha vinto e di chi ha perso, perché non ci sono vinti o vincitori quando si è in guerra, brutto visto da chi ha subito, ma la Seconda Guerra Mondiale è un argomento comunque ancora abbastanza fresco e forse per questo è ancora oggi molto toccante, crudo, e comunque lo sentiamo molto vicino. La cosa che a me ha colpito sempre specie è che ogni volta che ti vai ad informare sulla Seconda Guerra Mondiale o leggi di qualcosa della Seconda Guerra Mondiale, sono sempre argomenti trattati da adulti che scrivono libri, oppure storie vissute da bambini all'epoca della guerra che però vengono narrate da loro in versione adulta, quindi comunque travisate. La cosa che mi ha fatto specie di Max è di come l'autrice sia stata bravissima in questo, a spiegare cosa avveniva nelle scuole, negli esperimenti scientifici eccetera, dai punti di vista di un bambino. Ed era che il bambino è la cosa più innocente che ci sia, e vedere come tutto ciò che era male e cattivo venisse considerato la normalità a me ha lasciato veramente basita. Perché non lo so, non, raramente si sentono storie raccontate dall'altra parte, no? Di solito sentite storie tipo Anna Frank, che però l'ha vissuta come perseguitata. La vediamo sempre dal punto di vista di chi è stato nei campi di concentramento, eccetera, ma non la vediamo, raramente la vediamo dal punto di vista di chi invece è cresciuto con determinate ideologie, perché non è neanche il discorso di un adulto che ha fatto una scelta consapevole di essere, che ne so, arruolato nelle SS per perseguitare gli ebrei. No, la vediamo come un bambino che è nato con queste, ancora prima di nascere aveva in testa inculcato queste idee che erano giuste e che andavano perseguite a tutti i costi. È un libro che io consiglio a tutti, grandi, piccini, a chiunque, molto molto bello, molto molto crudo, molto molto toccante, molto, come vi dicevo all'inizio, però date una possibilità a Max perché vi rimarrà nel cuore. Questi erano i miei libri best dell'anno appena passato. Spero che condividiate con me i titoli che vi ho portato. Fatemi sapere quali sono stati i vostri. Fatemi sapere se ne avete letto qualcuno di quelli che ho letto io e cosa ne avete pensato. Noi ci vediamo alla prossima. Un bacione. Ciao!